bentrovati dal TG Cronache. Dunque, in apertura c'è il caso Regeni. Ne parliamo oggi perché in giornata rientra il pool dei carabinieri del ROS e dei poliziotti dello SCO. Rientrano dall'Egitto. Nei prossimi giorni incontreranno il procuratore capo Pignatone in previsione appunto dell'arrivo. Probabilmente, ancora è una data tutta da confermare, comunque probabilmente martedì prossimo, dell'arrivo in Italia della squadra di magistrati egiziani, e forse in quella occasione saranno consegnati anche tabulati telefonici, video, insomma tutti quel materiale che la Procura di Roma chiede da tempo per fare luce sull'omicidio del ricercatore italiano, soprattutto dopo gli ultimi depistaggi. All'ingresso dell'ambasciata d'Italia al Cairo, sulla parete accanto a quella con l'immagine di Sergio Mattarella, c'è il bel viso aperto di Giulio Regeni. È stata la mamma a mandare la foto ai nostri rappresentanti diplomatici qualche settimana fa, riconoscendo all'ambasciatore Massari il grande impegno profuso fin dalla notte in cui Giulio scomparve, il 25 gennaio. Oggi questo edificio super blindato sulla cornice del Nilo si svuota, sta rientrando a Roma la task force di 7 agenti spediti in Egitto all'indomani del ritrovamento del corpo. Quasi 2 mesi di frustrazione ad aspettare che la polizia egiziana comunicasse i contenuti degli interrogatori effettuati e le altre iniziative intraprese. Il capo della sicurezza nazionale dell'Egitto ci ha caldamente rassicurato sulla grande cooperazione in corso tra le due squadre, ma non è stato così finora. Ai nostri è stata negata qualunque possibilità di svolgere indagini congiunte. Poi, 20 giorni fa, hanno ricevuto una minima parte degli atti dell'inchiesta, 91 pagine, un piccolo dossier privo degli elementi più significativi, come ad esempio i tabulati telefonici, sono stati forniti solo quelli degli ultimi 3 giorni, e le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo la strada che Regeni avrebbe dovuto percorrere per andare a raggiungere l'amico Gennaro Gervasio vicino piazza Tahrir. Le promesse di arrivare alla verità vera fornite dal presidente egiziano al-Sisi, il viaggio del procuratore capo di Roma Pignatone e del suo sostituto Colaiocco per stringere col procuratore generale del Cairo Sadek un patto di piena e reale collaborazione, finora non hanno portato a nulla, tra depistaggi e nuove ipotesi che sollevano più di un dubbio, come la ricerca di un nesso con la banda di rapinatori che ha messo a segno diversi colpi anche nei confronti di un italiano. Si guarda a martedì 5 aprile, quando la polizia egiziana arriverà a Roma per consegnare i frutti del suo lavoro. Dal Cairo non è arrivata ancora conferma della data, ma dovrebbe essere proprio quello il giorno in cui gli agenti egiziani confronteranno il materiale acquisito con quanto hanno raccolto a Roma i carabinieri del ROS e i poliziotti dello SCO. Ad esempio la relazione del professor Fineschi, il medico legale che ha compiuto l'autopsia, 300 pagine che raggelano. O gli esiti dell'analisi del computer di Giulio, ma né in Italia né in Egitto ci si aspetta granché da quell'incontro. I dissidenti egiziani più in vista nel paese sono sicuri che non porterà a niente. Lì accade di frequente che vengano fatti ritrovare i corpi torturati e uccisi degli oppositori del regime perché servano da monito. Alle famiglie viene detto che sono morti per incidente stradale e loro devono fingere di rassegnarsi. Intanto tra un'ora alle 15 si svolgerà il question time da Montecitorio, dove il ministro per le pari per i rapporti con il Parlamento Boschi risponderà ad una interrogazione su tutte le iniziative politiche e diplomatiche in Egitto dopo appunto l'uccisione di Giulio Regeni. Ci sono poi le reazioni politiche, a cominciare da quelle del governo attraverso le parole di Matteo Renzi, e poi c'è una mobilitazione per chiedere la verità sull'omicidio di Giulio Regeni, una mobilitazione che ormai è diventata planetaria. Noi ci fermeremo soltanto quando avremo trovato la verità. C'è un punto fermo ed è quello che arriva dalle parole di Matteo Renzi. Ci fermeremo solo davanti alla verità. Questo è il punto fermo, poi c'è la realtà fatta di indicazioni e controindicazioni. Dice Paolo Gentiloni, ministro degli esteri, pronti a trarre le conseguenze da un ennesimo nulla di fatto egiziano. Il 5 aprile sarà la giornata decisiva con l'incontro fra intelligence italiana ed egiziana. Trarre le conseguenze, che non significa il ritiro dell'ambasciatore, ipotesi che lascia spazio a molti dubbi, con il rischio di indebolire la nostra posizione, significa invece, come spiega Luigi Manconi, senatore del PD, il richiamo per consultazioni, una scelta per comunicare in maniera esplicita che oramai la misura è colma.
Ipotesi praticabile? Molte le incertezze, come anche piena di dubbi e di ostacoli l'altra ipotesi, quella di sanzioni economiche, ma l'Italia è un importante partner commerciale dell'Egitto e dunque una ritorsione economica avrebbe il suo peso. Infine una domanda che coinvolge tutta la classe politica. Quanto è opportuno adesso indebolire la posizione del presidente egiziano al-Sisi e destabilizzare l'Egitto? La realpolitik che fa a pugni con la voce che arriva da tutto il mondo, una mobilitazione planetaria per chiedere giustizia e verità a 2 mesi dal delitto di Giulio Regeni, mentre alla famiglia, la conferenza stampa dei genitori, ha scosso le coscienze, fa sapere di poter mostrare come estrema razio le foto del giovane assassinato e su questo l'opinione pubblica si divide. Giusto o sbagliato mostrare quelle immagini anche alla luce dell'ennesima versione di comodo delle autorità egiziane, Regeni sequestrato e ucciso da una banda che trafficava reperti archeologici. Su tutta la vicenda Gentiloni riferisca in Parlamento, chiedono i 5 Stelle che pretendono una data, mentre fra poco alle 15 al Question Time alla Camera la ministra Boschi riferirà sulle iniziative politiche e diplomatiche decise dal governo. Abbiamo aperto il nostro telegiornale di oggi con la vicenda che arriva da Piombino di un'infermiera secondo i carabinieri del NAS avrebbe ucciso 13 pazienti. Un caso che ricorda quello dell'ex infermiera di Lugo di Romagna, Daniela Poggiali, 44 anni, che è stata condannata all'ergastolo con l'accusa di aver ucciso una paziente di 78 anni. Ma per gli investigatori sarebbe coinvolta anche in una circa quarantina di casi sospetti. Era stata un'immagine scioccante, una donna in divisa da infermiera, capelli curati, abbronzata, sorride e fa le smorfie accanto a una paziente di 102 anni appena deceduta. È Daniela Poggiali, infermiera 44enne dell'ospedale Umberto I di Lugo, condannata all'ergastolo l'11 marzo scorso dalla Corte d'Assise di Ravenna per la morte di una sua paziente di 78 anni, Rosa Calderoni, con un'accusa pesantissima. Invece di assisterla l'avrebbe uccisa iniettandole in vena cloruro di potassio. Quelle foto, lamenta il suo legale, hanno pesato sul verdetto della giuria, 2 membri togati e 6 popolari. La vicenda finì su tutti i giornali, sconvolgente non solo per le fotografie o per l'atteggiamento di lei al momento dell'arresto, il 9 ottobre 2015, sorridente e spavalda nonostante le manette, ma anche perché apriva uno scenario agghiacciante. Dall'indagine chiesta dal Tribunale del Riesame di Bologna sulle morti nella clinica nel periodo di servizio della Poggiali, emerge che di 191 decessi, 139 si sono verificati nel settore in cui lei lavorava, un numero di morti superiore di 2,5 volte rispetto a quando lei era assegnata altrove. Sono sfortunata, disse l'infermiera in aula, ma la procura aprì un procedimento su un'altra decina di morti sospette, indagati anche il primario e la caposala per non aver impedito il decesso di Rosa Calderoni. La Poggiali sarebbe una serial killer dominante, aveva detto il PM, uccide non per pietà ma per sentirsi potente. Processo seguitissimo in aula anche i parenti di tanti altri pazienti della Poggiali che si chiedono cosa sia davvero successo. Lei è entrata a mettere sulla flebo, è uscita, è entrato mio padre, mio marito era morto. Il fidanzato di Daniela non ha mai mancato un'udienza, sicuro della sua innocenza, stringeva in mano il rosario che lei gli aveva regalato. Sempre spavalda, quasi sprezzante, proprio come era in reparto, ricordano i congiunti che hanno avuto a che fare con lei. Sicura e sempre pronta a dichiararsi innocente e in forma, tanto da ricevere in carcere a Forlì lettere di ammiratori. Ha abbassato e scosso la testa solo alla lettura del verdetto. E poi ci sono le aggressioni con l'acido. Il broker milanese Alexander Becer, ancora convinto di dimostrare in aula la sua innocenza nonostante la condanna ieri a 23 anni di carcere per avere aggredito un giovane, Stefano Sabi. La forza di ricominciare nonostante le ferite. Stefano Savi e Pietro Barbini hanno il volto segnato per sempre da quelle aggressioni con l'acido, ma dopo la condanna di ieri per Alexander Böcher a 23 anni vogliono parlare ancora. Poche parole per dire che il perdono no, non ci può essere, ma che bisogna andare avanti. Stefano Savi non si sottrae alle telecamere, nonostante le cicatrici sul viso, assiste all'udienza insieme al padre, il cappellino sempre in testa, dice di sperare che Böcher da quel carcere non esca mai più, ma sul suo di futuro non ha dubbi. Il mio roseo, anche se sarà lunga, per ritornare alla normalità, però
Il prossimo appuntamento per queste vite incrociate sarà il 7 aprile, giorno dell'inizio dell'appello del processo per l'aggressione a Pietro Barbini, l'ultima compiuta dalla coppia che per questa vicenda in primo grado è già stata condannata a 14 anni. Butcher da sempre si è dichiarato innocente, un sadico psicopatico invece lo ha definito il pubblico ministero. Il 35enne broker milanese è stato condannato a 23 anni più della pena base prevista per l'omicidio volontario per aver sfregiato il 2 novembre del 2014 insieme all'ex amante Martina Levato lo studente Stefano Savi, aggredito per uno scambio di persona, e di aver tentato di colpire nello stesso modo il fotografo Giuliano Carparelli. I giudici che hanno riconosciuto l'associazione a delinquere hanno stabilito una provvisionale di 1.200.000 euro per Savi, 180.000 euro per i suoi familiari e 50.000 euro per Carparelli, ma sono conteggi parziali, i risarcimenti alle vittime sono ancora tutti da discutere. Barbini, da quel 28 dicembre, giorno dell'agguato e dell'arresto in flagranza, fa ancora fatica a mostrarsi. Ma voglio vincere la tentazione di nascondermi, dice all'indomani della sentenza e aggiunge: credo che le condanne siano giuste per far capire loro quello che hanno fatto, perché secondo me non lo sanno. In effetti la storia della coppia dell'acido è fatta di farneticazioni e deliri, violenza senza scrupoli e senza pentimenti. E la serialità criminale è diventata ora uno scambio di accuse reciproche. L'ha levato, 25 anni, una manipolatrice della verità, secondo l'accusa, solo 2 settimane fa, in un memoriale ha accusato Butcher di averla manipolata. Un netto cambio di strategia difensiva, forse anche alla luce di quella che è l'altra grande questione di questo processo. Perché ad agosto è nato il figlio della coppia e il Tribunale dei Minori dovrà decidere se darlo in affidamento ai familiari o in adozione. In vista della perizia prevista per metà giugno, ogni settimana Levato e Butcher vedono separatamente il bambino in carcere insieme agli assistenti sociali, ma tra qualche giorno, per capire con i periti le loro capacità genitoriali, saranno costretti a un incontro, il primo dopo la rottura della relazione da parte della ragazza. Chiudiamo con 2 diverse storie unite però dall'uso del web. La prima ha permesso alla polizia di Matera di identificare e arrestare un rapinatore. L'altra come protagonista invece un ragazzino di 16 anni con la passione dell'informatica che è diventato un hacker. Sentite che cosa ha fatto. Come un gioco da ragazzi, un computer e seduto davanti un sedicenne che si fa chiamare Artek come un pirata. Quel ragazzo chiuso nella sua stanza in un paese qualunque al confine tra Friuli e Veneto, già da alcuni anni giocava a fare l'hacker da solo. È diventato bravo, bravissimo, tanto che è penetrato in infrastrutture sensibili, in siti statali, quello del Ministero della Sanità, dell'Agenzia per il Farmaco, dell'Istituto Superiore di Sanità della Croce Rossa. Artek, acronimo di Arte della Tastiera Precoce, per 2 weekend, Pasqua compresa, ha condotto veri e propri attacchi informatici con notevoli capacità tecniche, dice la polizia che indaga sulle sue gesta. Un piccolo genio nonostante sia così giovane e sia affetto da ADHD, disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Figlio di genitori separati, affidato ai nonni, Artek lotta fin da piccolo con il suo autocontrollo. Irrequieto, svagato per lui l'informatica è una via di fuga e una vendetta. Ha doti eccezionali e le sviluppa da solo e lontano dalla scuola, nella pirateria informatica. 2 anni fa, 14enne, viola il sistema dei test Invalsi e lo rivendica sul web postando una foto pornografica. Ma i dati non vengono pubblicati, se no la prova sarebbe stata cancellata. Da allora gli investigatori lo seguono. Quando il 16 marzo scorso lancia la sua campagna contro la sanità con la firma del movimento attivista Anonymous, sono già sulle sue tracce. Artek rende inagibili i siti dei destinatari, viola mail, visiona documenti, pubblica dati sensibili e spiega: vogliamo rivendicare i diritti di chi è etichettato nelle peggiori delle maniere, scrive nel documento riferendosi proprio al suo disturbo del comportamento e mette sotto accusa la sanità italiana. Il weekend successivo torna in azione e gli investigatori lo individuano, perquisiscono la sua casa, sequestrano il suo PC, è criptato, ci vuole qualche ora prima che il ragazzo ammetta e sveli i codici di accesso al portatile. Ora è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, la sua cyber vendetta lo ha
ha fatto approdare qui. Altra storia e altro uso di internet. 1000 chilometri più a sud, a Matera, il web qui ha aiutato la polizia a dare la caccia ad un rapinatore e ad arrestarlo. Eccolo, mentre entra e poi fugge da un istituto bancario del capoluogo lucano con un bottino di 200.000 euro. È il 4 dicembre 2015 e le telecamere interne lo catturano, ma gli investigatori non riescono ad identificarlo. La foto viene pubblicata sul profilo Facebook della questura di Matera e su altri siti amici della polizia. Il volto del rapinatore in 3 giorni viene cliccato 768.000 volte. Il popolo del web si mobilita. L'imbeccata buona arriva da Bari, da parte di un cittadino. Il ladro, Marco Solito, 27 anni, incensurato, è stato arrestato oggi dalla polizia. Dovrà rispondere di rapina pluriaggravata. Per oggi è tutto, torniamo domani subito dopo il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buona giornata.